sempre. Tutta questa è finita. Lo soario di Duomo, a Canta Verdun e a Zonegropola Nazionale. 16.000 tombi a mezza ai campi di battaglia di a primavera. La socio Aio Zitelli è venuta a rendere onore ogni poche di soldati gorsi che riposano qui. Intanto che corso mi tocca assai sicuramente, perché se manti i passi di noci vecchi, certi soldati, ho personalmente la chance di avere i miei, la maggior parte dei soldati di questa guerra, ma faccio qualcosa perché si sente a morte, non si sente mica ubero, non si sente mica a vita, si sente a morte. A Nantes, Susito Gulo, sono arrivati di due mondi, con un luogo impressionante, possiamo dire. È un luogo impressionante, tutti si morti, tutti si croci bianchi, tutti si sossi. Qui sont qui en dello solar qui si vide qualcosa di morti. Ma oggi i ganti hanno arrivato anche all'interno di un monumento in due sono raccolti l'ossi di 130.000 soldati. Per una sera è diventata corsa a cappella di Duomo. Io ti dico di cantare in un luogo pietoso così, faccio qualcosa perché di fare un viaggio in di soldati corsi, soldati di noi, tutti i soldati, ma i soldati corsi in missiare, arcimissiare, sono cascati qui. Non, e qui in Moani, a poco presto, un poco più vecchio, ma eravamo alla stessa generazione. Quanti provani e quanti sagri in cui messa di morti. L'ufficio è celebrato da Oesco di Verdun. Ai anti presenti stasera, ne sortono gumosi. Les chants corses sont déjà très émouvants. Ça nous prend, Non, moi j'ai trouvé que c'était très bien et vous avez bien fait de venir. Et chanter surtout pour tous nos morts qui sont sur le champ de bataille, parce qu'il y en a encore plein. Il y en a encore plein qu'on n'a pas retrouvés et qui sont... on y pense tout le temps. On y pense tout le temps. Je suis très honoré parce que je suis le président national de la Fédération des anciens combattants de Verdun. Et à partir de là, pour nous, c'est un honneur également que vous soyez venu sur cette terre sacrée de Meuse où des soldats corses ont combattu, et notamment au village de Louvemont, et qui ont versé leur sang pour la patrie. L'omaggio di Cantadori d'Aio Zitelli est reso à tous les soldats, qualsiasi l'origine. Nous avons voulu chanter pour tous les hommes qui sont tombés ici à Verdun et sur tous les champs de bataille de France. Et à prima volta che la socio canta in questa cappella di Duomo. Quand on m'a présenté l'affaire, il m'a dit « Ma canta non t'a 130.000 morti ». Donc c'est un peso terrible. Et on se sent manco quand on s'avvicine un moment, se ci mai riesce a cantare. E al principio è stata difficile per me. Ci ha memorizzato le altre corse perché ci sono state tante che sono cascate qui, poi non sappiamo manco, posso dire, 130.000 ossi, uomini sono ossi mischiati, non si sa mica qual c'è, ma sappiamo che tutti, la più parte dei corsi che hanno fatto questa guerra qui, sono passati per Verdun a un momento dato, quindi chi sono morti. Mondo non sono mica stati riconosciuti, sono stati sbromati dall'obus e dunque forse sono qui. Dunque di canta qui, sapendo che qui mi si cantato non c'è nemica. Di nuovo, qui c'è una missa per Natale, basta. E un nemico manca una missa cantata. Dunque avrei potuto cantare i nostri versi, pensando ai nostri morti
e pensando a tutti i morti, perché qui non c'è né razza, né cultura, né religione, né nulla. Qui c'è la tontia dell'uomo, il tempo della guerra è comunque vicino, c'è da matricolare comunque per i nostri governatori. Duomo, dialogo duo al presidente francese François Mitterrand, aveva portato a mano nel 1984 al cancelliere tedesco Helmut Kohl, in segno di riconcilio. 40 anni dopo il gesto e più di un secolo dopo la vigna della primavera, scommettiamo che le elezioni del passato permetteranno di affrontare una vena più sicura ai nostri violi.